come stai? Madame. Ben trovato. Grazie, bene. Hai un meraviglioso foulard. Un po' di capri ci vuole ogni tanto. Un po' di capri ci vuole. Senti, ma lo sai, in realtà l'amore ha sempre unito tutti e le canzoni d'amore hanno sempre unito tutti e non hanno... Sì. Le belle canzoni d'amore vivono per sempre. Ah, no, sono lì eterne. L'hai visto Sanremo? Sì. Hai visto lo sketch che hanno fatto Lastrico e Giannetta a Sanremo? Aiuto, forse non me lo so perso. Lo vediamo insieme, dai, perché è molto divertente, molto intelligente peraltro. Buongiorno, Maria. Grazie dei fiori. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Scusi, tornerò. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? A prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Questa di Marinella è una storia vera? Tu lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due? Poi me ne restano 1000. Datemi un martello. Oh, tu sei fuori di testa. Ma diversa da loro. Parole, parole, parole. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro. Coso, frate, coso? Marco, grosse scarpe e poca carne. Ma Maria, sì. Tu dimmi quando? Io ti odio. Poi ti amo. Sei chiara come un'alba. Pigliate una pastiglia, senta a me. Non te regge più. Stasera mi butto. Quando è stanoce tramonta il sol, mon amour. Mon amour? Imagine. Io e te? Io e te. Seduti sul divano a parlare del più e del meno. Ah. Te vuoi far la baldoria? Sì. Io no. Buonanotte, fiorellino. Fantastico. Peppino, invece la tua canzone d'amore per eccellenza? Ma è un classico. Io devo riavvasare. Io devo riavvasare. Ma ancora non mi dice e deve dare. Ma te lo ricordi la prima volta che l'hai ascoltata questa canzone? Perché tu avevi una famiglia con un papà musicista e una mamma che tu hai scoperto anche essere musicista. Musicista. All'età di 10 anni, un bel giorno arrivo a casa e sento mia madre suonare. Non mi aveva mai detto che suonasse il pianoforte. Quindi sono rimasto sbalordito. Ho detto, forse per non influenzarti? Sì. Avrà detto io questo non lo voglio coltivare, non aveva mai scoperto questo saper fare. Comunque un bel ricordo. Invece papà suonava cosa? Mio padre suonava vari strumenti, basso, batteria, suonava sax, clarino, violoncello, diplomato in violoncello, insomma anche lui se la cavava. E il tuo primo concerto l'hai fatto in un momento di gioia e di esplosione dell'Italia, che era stata la liberazione, no? Sì, quando arrivarono gli americani, giusto? Sì, è stato un periodo... Io avevo soltanto 4 anni, però suonavo le loro canzoncine a orecchio, ovviamente. Tipo? A 4 anni? A 4 anni, quella che poi è diventata... Con i poveri soldati che dovevano partire per il fronte. Era il momento di attrazione della serata. A 4 anni, tu sei del 39, quindi sì. Le date sono quelle. Sì, sì. Dietro la cartolina c'è scritto, dietro la foto che ho col grembiolino bianco, c'è scritto 1944. Buh. Quello era. O evidentemente. E invece il tuo primo bacio te lo ricordi? E il mio primo bacio lo avevo fatto, se non vado errato, non vorrei fare gaffe. A 14 anni, è molto, è poco, non so. 14 anni è giusto, secondo me, non lo so, è molto poco, va bene, no? Per quell'epoca, secondo me, era... Pure Scanu conferma. Chi è il più piccolo di voi, il più giovane? Chi è? Io. Quanti anni hai, Valeriuccio? 31 e mezzo, quasi 32. Va bene, quindi sei il più giovane. L'età giusta per baciare, quindi, eh? 10.
Come dici? Dovrebbe no, essere 14, sì. Assolutamente giusto il 14. Come dice Peppino. Però quasi 16 oggi oggi, è la più bella anche, età per imparare. Anche come a 9-10 anni. Vabbè, fanno testo. Va bene, dove eravate? Ovviamente a Capri era tutto più... Sì, era verso l'arco naturale, una zona un po' nascosta. Posto brutto. No, no, bello, bello. No, è una battuta, era, è ovvio, un posto meraviglioso. E lì, anzi, quando partì poi questa svedese che fu la vittima. Ah, era partì, svedese? Sì, quando partì ho scritto una canzone che diceva: vicino mare, io penso a te, soltanto a te, a te. Vicino mare, ti voglio sola, tutta per me, per me. Abbracciare e sospirare parole inutili. Poi è partita, non l'ho vista mai più. Chissà come si chiamava, te lo ricordi? No, ma in un modo. Se no, lanciavamo un appello in Eurovisione, capito? La mettavamo all'Eurovision. Senti, e poi ovviamente c'era poi la parte tua del twist, che invece era sì, più beh, non era melodica, ma era anche molto contemporanea. Inizio anni 60 era. 62 per l'esattezza, questo brano qui, questo che era più o meno così, non so se posso fare, osare, oso, osiamo. Sì, chi siamo noi per impedirtelo? Era una dedica alla mitica Saint-Tropez, yeah. Una bassa per dare un detto ma tu il twist che... come l'hai scoperto? Il twist, la scoperto, modernità, come l'hai scoperta? L'ho scoperto per caso, perché c'era un mio amico Jerry dei Brutus a Parigi, mi mandò, vai, incidila subito, farai un successo enorme, prima che arrivi l'originale dall'America. E andai in sala di incisione con gli applausi, cose così, feci la mitica Let's Twist Again, feci. Che era, quindi la prima edizione di Let's Twist Again in italiano l'hai fatta te, come, sì. Come faceva in italiano le parole? Non in inglese l'hai cantata? Sì, sì, ah, sì. Ok. Per cui, però devo dire che quello, subito dopo Let's Twist Again feci, disse, a questo punto è il caso di fare Saint-Tropez, non so perché poi mi venne questo Saint-Tropez, nome che suonava. Ma l'ascoltiamo, la balliamo, dai, questi sono, hanno già voglia di ballare, vai, vai, vai. A Saint-Tropez la luna si desta con te e balla il twist montando la stella nel cielo, ma la stella con più bella non c'era qui vicino a me a Saint-Tropez, ma la stella con più bella non c'era qui vicino a me a Saint-Tropez. Te stessa tutto il mondo, te stessa sta impazzendo, sogna vuol tornare una lunga notte ancora, mai più scordarsi troppe, la gente si chiede perché tu balli il twist portando un vestito a me, puoi sembrare più che bella ma l'amore è sempre quella se tu balli il twist, puoi sembrare più che bella ma l'amore è sempre quella se tu balli il twist. Danzano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. Scusami, no, però due cose. Caselio che riesce a far ballare Scanu, siamo un momento di alta televisione. Fa Valentino. Chi di due? Vuoi rivedere il caschetto? Sì, sì, voglio vedere il caschetto. Allora, il Cambressi dice. Così, giusto, così, 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 e... Voilà! È fantastico! Oh. Se caso, mi richiami. Va bene il caschetto. Permesso.
Va bene. Stanno migliorando questi ragazzi. Assolutamente. È un mese e mezzo gli facciamo fare lezioni di ballo. Ogni volta è sempre meglio. Assolutamente sì, assolutamente siamo sì. Pure, sono pure solo dei contribuenti questi che sono impegnati per far migliorare. Annoletta, Massimo Annoletta, che oggi non c'è. Lui, da che non riusciva a mettere un piede davanti all'altro, adesso si sta servizio muovendo. Pubblico, quindi. Stiamo facendo servizio pubblico. Assolutamente, sociale. Dai, normale che c'è Peron. E tu cosa ballavi, Peppino? Ma soprattutto a Saint-Tropez ci andavi? No, a Saint-Tropez non c'ero mai stato. Mai stato nella vita? L'avevo immaginata così. Sarò no, che un vabbè. Giorno di cattivo Memo, ma tu ci andavi a Saint-Tropez invece? Secondo me Memo andava a Saint-Tropez invece. Sì, tante volte. Ah sì, eh? E qui che facevi? Beh, sì, a Saint-Tropez si ballava. Posso venire vicino? Poi perché tu non balli? Perché non vai a ballare? Che sei lui il best? Hai fatto ballando, abbiamo investito su di te, abbiamo fatto il tifo, perché... c'è da ballare, non vieni. Allora, ma perché? Perché io sono un mai solista, allora si può ballare da solista. Va bene, dai. Invece abbiamo qua un preziosissimo documento del nostro Peppino Di Capri con i Beatles. Lo vediamo perché è proprio una super chicca. Era il 1965. Me that you want the kind of thing that money just can't buy. 'Cause I don't care too much about money. Money can't buy me love. Ah! Satisfied, telling me that you want the kind of thing that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Questo filmato è prezioso perché sei stato tu a girarlo. No, questo non è mio, questo è bruttino assai, il mio è bellissimo, fatto in alta definizione, che era 16 mm. Io a me mi risultava comunque... che fosse il tuo. Peppino De Capri e Beatles, Stadio Vigorelli di Milano, era questo? Sì, ma non era questo filmato qua, questo l'aveva fatto qualche... c'erano ancora, non c'erano ancora i telefonini. Ma ce n'è un altro o sono due diversi? No, era il mio, cioè, personale, non... Non, no. Ma c'era o non c'era? Ce l'abbiamo visto? No. L'abbiamo visto e poi c'era forse l'aggiunto di quello. Ma perché li riprendesti? Era bella che non si poteva riprendere. Io invece con questa 16 mm sotto al palco a riprendere. A un certo punto George Harrison fa così. Non si può riprendere. Io spostalo io, ma io solo faccio parte del gruppo. E lui fece così, dandomi il consenso. Perché tu apri i concerti, giusto? Sì, sì. Aprivo il loro concerto. Bellissima introduzione. Faceva da supporter. Non l'hai mai portato a Saint-Tropez, scusami, siete amici, siete coetanei, non è mai successo niente. No, però c'è un episodio che mi lega molto a Peppino. Un esipodio, direbbe tutto. Un episodio bellissimo. Lui venne a Santa Margherita Ligure, al Covo di Nord-Est, e io andai con mia moglie, eravamo fidanzati, e lui cantava una canzone con la quale ci siamo innamorati, io e Lucia. Allora, ne voglio fare un pezzettino con lui. No, va bene, sì, facciamolo, ok. Vai. No, vai. Vai, dai, facciamo questa canzone. No, ma se non vuoi non la faccio, non è un problema. No, non è un problema mio. Dimmi. Vai. Non è peccato. Non è peccato che tra l'altro c'è una recente riedizione, bellissimo arrangiamento, fantastico, con Rosa Chiodo. Sì. Ho duettato così questa nuova versione, però tu vuoi l'originale di quell'epoca. Sì, di quell'epoca. Se mi suono il tuo suono che fai, non è peccato. E se il suono non va se me dai, non è peccato. Io te guardo con l'occhio in passione, tu mi guardi e mi tremano in mano. E sì che sto per te non è un bene, mi sai dicere un bene che dè. Se sta bocca desidera vasa, non è peccato. Ma vestimi le vita sto suono che frema c'era
e tu abbraccia me, più forte a stringiamo, perché amore che sento per me, peccato non è. Grazie di avermi ricordato un momento molto particolare. Bravo Memo, grazie, bravo grazie. Memo. Per cortesia, grazie. Torni bravo alla, Peppino. Alla sua postazione, per cortesia. Bravo, mi è sempre un po' infadente. Quando già arriva all'improvviso, impreparato. Che come? Siamo stati bravi comunque. Sì, bravissimi. Insomma. Senti, altra domanda. Dopo il twist... Passiamo agli anni 70 allora. Che succede? No, succede che mi viene data la sigla del Rischiatutto. Era un periodo di crisi mio. E dissi, ma forse sono sbagliati e lavorano andare a qualche... No, no, non vediamo quella di Peppino di Capri. La canzone era questa qua. Signore, se una volta fossi io di due persone quello che ama meno, non fossi quello che finisce poi per chiedere scusa, magari mi riuscisse di non dare le cose che io sento devo dare, magari fossi io quello che chiede le cose. Amare di meno, non tanto ma quel poco, quella briciola di meno, eccetera eccetera, che se ne rischia tutto con Mike Buongiorno. E vi facciamo anche fare un passo indietro nel tempo, perché negli anni 60 questo reportage sugli amori dei ragazzi recitava così, memorabili Takeray. Durante le sue vacanze estive, qual è il suo programma, diciamo così, sentimentale? Ecco? Ma intendevo, non so, collezionare una serie di flirt, perché in Italia un po' l'individuo è misurato a flirt, a numero di flirt. E io mi gettavo nella lotta. Mi dica un'altra cosa, in questo suo gioco sentimentale, fino adesso non si è mai innamorato? Un po', capita a tutti. No? Quante volte? Una. Una volta, e com'è andata a finire? Beh, non è completamente definita. È ancora in corso, come dire. Ma è tutto qui l'amore d'oggi, in questa paziente collezione di farfalle da parte di un farfallone? Certamente no. Anzi, personaggi come questi fanno un po' nel nostro tempo la figura dei superati. Il Don Giovanni oggi ha perduto molto della sua aureola. Le ragazze sono più consapevoli e meno disposte a farsi incantare. Seguono il suo prodigarsi dall'una all'altra con stupore più che con ammirazione e quasi sempre anche con una certa ironia. Sembra che si chiedano, ma chi glielo fa fare? Insomma, si può dire che il collezionista di successi amorosi è fuori moda come il suo opposto, l'innamorato che soffre e si dispera.